Facendo, ragazzi, a posto, al lavoro. Zanzà, non ti ferma la cosa, va su in verticale, andiamo. Mariano, butta via la sigaretta lì, obbedisci. Eros, Eros, per favore chiamamo mio marito. Signor Eros. Eros! 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 Senti, ti chiama tua moglie. Chi se ne frega? Lasciami. Luciana? Luciana, ma che tieni, soci? Non lo so. Basta. Luciana? Tettino! Eccomi, ciccia! Ben dove ti eri cacciato? È un'ora che ti cerco! Ciccia! Ma lasciatemi, voglio provare a fare il salto anch'io! Fermati, ciccia!
Non lo fa! Spettabile pubblico, in attesa che la mia signora si prepari per il combattimento valevole per il titolo mondiale dei pesi pachiderma fra il detentore, l'orso paradiso, di chilogrammi 230 e la mia signora di chilogrammi 184, ecco a voi Luciana, anda! E ora Luciana vi darà una prueba di grande coraggio con este molto pericolosissimo esercizio. Signor Eros, l'orso non vuole uscire. Perché? Non so che cosa gli gira stasera. Gli mettevo i guantoni e guardi qua, mi ha morso. Non l'ho mai visto così inferocito. Io non ci rientro. Ma mia moglie che dice? Vuol sospendere il numero? Nemmeno per sogno, è andata lei a prenderlo nella gabbia. Dille che stia attenta. Immaginate il grosso pericolo, giacché este animal pesa 40 quintales. Basterebbe uno scivolone per provocare la frittata. Supera! Ecco! Veramente colossale! E ora un buon meritato applauso per la brava e coraggiosa domatrice! Bravissima Luciana! Brava! Signore e signore, per un grave incidente siamo costretti a sospendere l'incontro di boss tra la signora Miriam e l'orso paradiso. In sostituzione, ecco a voi i cavalli della signora Poncela. Che è successo? L'orso ha aggredito la sua signora. È morta. Ma? È morta, lo so! Non me la volete dire, ma è morta! Fatemela vedere! Ciccia! Voglio vederla! Me l'ha uccisa! Ciccia! 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 Come avrà fatto a strangolare un orso? Povero paradiso! Ma cosa si va a mettere con quella lì? Smuccio, che aspetti? No, no. Finisci il cappuccino, Luciana, e andiamo. Solito albergo, solita camera. No, Eros, no, mi dispiace. Sono venuta solamente per dirti che basta. È finita. Cosa? Dammi una sigaretta. Che mi dici, sfinita? Sì, sì, finita. Ti do un taglio, Eros, chiuso. Ah, sì, eh? Sì, sì, soffrirò 6 mesi, 1 anno, ma poi mi passerà. Mi faccio schifo, mi fa schifo tutto. Ah, sì, eh? Non si può continuare così. E poi perché? Con davanti che cosa? Ci fosse una speranza di niente. Sarà sempre così. Che dices? Sempre nascondersi. Vedersi un oro ogni tanto alle 11 di mattina, in una camera a ore che mi viene il vomito. O farmi sbattere sotto le gradinate, proprio come una puttana da strada, vero? Luciana, te prego, non sia svolgare. No, caro, no. Ragionerò male, sarò l'antica, magari, ma ho troppo rispetto per me stessa, sai, e non ce la faccio più. Che dici, Luciana? Non ce la faccio più. Ah, no, eh? Ah, sì, ah, no. Se non lo capisci, oltre che egoista, sei anche un cretino. Comandi? Cinzano bianco. Non teniamo alcolici, signore. Allora niente. Va bene.
Oh, per te, certo. Cosa te ne frega te? Meglio di così. Quella c'ha i quattrini, il circo, e poi vieni con me a rifarti la bocca. Lo dico, ti pare giusto? Sì, anche per questo, va bene? Che non posso sopportare che Tita viene a fare l'amore con me dopo aver fatto chissà cosa con quel brutto mostro. Ti va? Ma che ti passa per la cabeza, Luciana? Mi viene una cosa qui, mi viene... Hai finito? Sì. Addio. No, cara, un momento, ora ascolti me. Non te l'avrei detto mai, guarda. Ma questo egoista, questo cretino, ti dice una cosa sola. Paradiso. L'orso, sono stato io a farlo inferocire. Ti è sembrato una cosa normale? Una bestia che mangiava in mano ai bambini, castrato, cresciuto insieme a Miriam, come due fratelli, Ma sarà impazzito? Sì, ma per la fame. Erano 6 giorni che trovava il secchio vuoto. Sei stato tu? Hai capito? Hai capito adesso? Su, vieni, andiamo via, muoviti. Come potevo immaginare che sarebbe stata lei a strangolare Paradiso? Oh, strangolare un orso. Ma mi vuoi dire, Eros, cos'è che c'hai in testa da qualche tempo, ah? Mi sembri un matto? Io, guarda, non ti capisco più. C'hai sempre gli occhi fuori della testa. Ma cosa c'hai? Hai fatto i conti di stasera? Non hai tenuto tempo. Allora cosa hai fatto? Sono stato dalla bustaia, poi a prenderti la brancheria e después sei tornato. Ma cosa farai sempre fuori? Porco! Guai a te se bestemmi, Eros. Bestemmio quanto voglio, sacramento! Te vado a prendere la brancheria che tutti mi prendono in giro. Faccio l'amore una volta al giorno, a che vuoi di più? Che se ci penso, mi si pone il pelo de punta. Te faccio il servitor. Ma che vuoi ancora? Miriam. Miriam. Ciccia, che tienes? Ti senti male? Ti lamenti? Morsito? Un po' di pesantezza. Ti pare il bicarbonato? Grazie, Stellino. Ciccio. Tittino. Eccomi. È pronto? Non ne ho mica più bisogno. Battimi sulla schiena. Più forte? Era solo un pochino d'aria. E bevi? No, no. Bevi? No, grazie, non lo voglio. Un pochino, ti fa bene? No. Bevi? No, no. Un pochino? No. Merda. Eros. Caro, vieni su dalla mammina, su. Mi vuoi bene? Stanotte mi è andata male per un maledetto rutto di aria, perché il bicarbonato le fa schifo e lo prende solo se le è strettamente necessario. Ma il latte no, il latte le gusta. E prima dello spettacolo ne prende sempre un mezzolitro. Stasera ti giuro che la sistemo. Non se la caverà, parola di Eros. Ma di qualcosa, sacramento, parla! Cosa vuoi che ti dica?
Non si soluziona tutto così, come volevi tu? Se davvero vuoi che ti sposi, convinciti, non c'è altra maniera. Allora, ma Luciano, ti rendi conto? Avremo il circo anche. Te farò fare la vita della gran signora. Te lo giuro, non ti falterà nada, te lo giuro. Con una sola pelliccia di Miriam te ne vengono quattro. 3 × 4, 12, pensa. 12 pellicce, 12. Ma infin che scrupoli hai con mia moglie? È un mostro, un aborto deforme, un scherzo di natura. Che sta a fare al mondo? Quando l'ho sposata era passabile, ma ora mi fa schifo, non la posso vedere più. Fa anni che non la tocco con un dito. Mira, che tu mi lasci o no, la masso lo stesso, capito? Andiamo. Mi vergogno del portiere, mi guarda in modo... Ma no, Luciana, te pare a te, non chiedo neanche documenti. Certo, per te va sempre bene. Luciana, querida. Te quiero. Me gustas. Ti giuro che l'ammazzo. Signore e signori, entrino! Entrino a vedere il nostro straordinario spettacolo! Eros, il mio latte! Sto pronto, Ciccia. Scotta! Sofia! Cos'è che fai lì così impalato? Su, tra poco comincia il nostro numero, tesoro. Sono pronto. Luciana, la più piccola acrobata del mondo!
Ciccia! Dove sei, Ciccia? Ti senti male? Voglio vederti! Ciccia! Ciccia! Ma, Ciccia! Caro, cosa dovevo fare? Mi occorreva da morire! Ma come ti occorreva? Insomma, Titino, ho dovuto correre, capito? Ma ti senti bene? Benissimo, non ti preoccupare, sto benone. Sai, mi sentivo un po' ingombro in questi giorni, ma adesso sto proprio bene, andiamo. Non senti niente, sicuro? Sicurissimo. Buongiorno. Grazie. Ma sai che hai un bel tipo? Si vorrebbe togliere questo capriccio, ragioniere? Porco! Cuccia! Mi scusi un momento. Quant'è Giovanni? 200. Ciao. Ciao. Beh, ti ho aspettato più di un'ora. Sì, ho avuto da fare. Col ragioniere? L'ho incontrato proprio adesso al bar e mi ha offerto un aperitivo. Qualcosa da dire? Che facevi la cretina. Comunque, meglio fare la cretina con il ragioniere che passare continuamente da imbecille con te. Ah, piantala, l'orso, il veleno, ma quale veleno? Luciano, spero che stia scherzando. Tengo ancora la scatola con il teschio. Sì, Sara. Ma lo vuoi capire che non è una creatura normale? Anche dentro è sta diversa. Lo sai che fra l'altro si è liberata di due bulloni e un pezzo di bicchiere di quando faceva la bambina struzzo. Che schifo. E cosa ti vuol dire con questo? Cosa ti vuol concludere? Che rinunci? Tu non mi conosci, ma ci sarà un sistema anche per lei. Basterà pensarlo. Sarà bene che tu lo trovi subito, Eros. Tu sai perché non sono venuta oggi all'appuntamento? Perché sono andata dal dottore. Capito? Aspetto un bambino. Luciana, ma sta sicura? Ho fatto la prova del coniglio. Ora devi ammazzarla per forza, Eros. Io non voglio mettere al mondo un bastardo, uno spostato. Uno pieno di complessi. Mio figlio deve andare a fronte alta, senza vergognarsi di sua madre. Certo, certo. Ma anche di suo padre. Se finisco in galera. Perché oltretutto bisogna che sembri una disgrazia. Tu che dici se provassi? Io non dico niente, Eros. Sei tu l'uomo. Tocca a te. Il famoso mostro di Berlino inzuppò lo spillo del fermaglio nel potente veleno e poi, mentre le appuntava la broce, la punse come casualmente. La moglie cadde stecchita. E alla mia ci viene l'orticaria. Il mostro di Berlino con una mano tappò la bocca alla donna per impedirle di gridare e col braccio libero la sollevò da terra. Vengo! Malgrado lei si dibattesse, la trasportò di peso fino alla vasca dell'acido solforico e la tenne sospesa un attimo. E vengo! La tenne sospesa un attimo. Sì, buonanotte. Ma che vuole da me, sto mostro di Berlino? La trasportò di peso.
Con il gas la devi ammazzare, con la stufetta a gas. Eros, stamattina è venuto il ragioniere, ha detto che la previdenza bisogna pagarla e la cassa malattia anche. So cosa vuole questa gente. È venuta qui a raccomandarsi di lavorare. E il fatto è che sono troppo generosa, troppo buona, non è vero? Sì, Ciccia. Io ci do da mangiare, li scarpo, li vesto, ci do anche 500 lire al giorno. Ma cosa fai, Titina? Tappo i buchi. Perché? Perché ti guardavano quando ti spogliavi. Ma non sarai mica geloso. Cosa pretende questa gente? La domenica col doppio spettacolo si guadagna 1000 lire al giorno. Senti, mo? Eh sì? Vado al cinema. Ah, bravo, divertiti. Cosa vai a vedere, un dramma? Non lo so. Ciao. No, no, niente da te, eh. Il basta, siamo stupidi. Immer Arbeit. La signora Miriam ci deve ascoltare. Ehi, dove andate? Un momento. Voi dove andate? Ma dove andate? Andiamo dalla signora Miriam. Un momento. A che fare? Per quella nostra questione. No, cassa tutto. Ora parlate alla signora. State tranquilli, sistemeremo tutto. Aspettate, la signora è nervosa. Anche noi siamo nervosi, eh. Siamo andati avanti sempre con le promesse. Stabiliamo una cosa. È molto nervosa la signora. Carte in tavola, non conviene, non è il momento adatto. Momento, aspettate. Se volete parlarcene con me. No, so come prenderla. I vostri beniamini Eros e Miriam sono ancora qui per puro miracolo. Non più di un'ora fa, a causa di una saturazione di gas avvenuta nella roulotte della signora Miriam, mentre la signora stava riposando per un'inavvertita mossa nell'accendere un fiammifero e godersi in pace una buona sigaretta, è avvenuta una mortale esplosione che ha mandato in aria l'abitazione della nostra coppia favorita. Per puro miracolo, la signora Miriam è incolume fra noi. Ma gli sfarzosi abiti della signora Miriam, le sue famose toilette parigine confezionate con metri e metri di preziosissima stoffa, le sue tre preziosissime pellicce formate da centinaia di marmotte e visoni, sono andate irrimediabilmente perdute. Ma la famiglia del circo, che ha già avuto altri sinistri, sempre capitati alla signora Miriam, organizzano culetta per venire incontro agli immediati bisogni. Eros, l'uomo più piccolo del mondo, farà un giro fra voi. Qualunque cifra gradita, grazie. Ma hai capito di te chi la vuoi? Insomma, stoppo fermo! E bianca la pulce! I miei omaggi, signor Eros! Grazie. Che vergogna. No, Eros, convinciti. È come se tu volessi ammazzare Sandokan. Come fai ad ammazzare un elefante? Non riuscirebbe un uomo normale. Non si ammazza un elefante quando si è Lilliput. E allora, Luciana? Allora? Allora niente. Eros. Il ragioniere ha chiesto di sposarmi. Il ragioniere? E tu cosa gli hai detto? E io gli ho detto di sì. Di sì? È impossibile. Perché è impossibile? Perché?
Io ho già 25 anni, Eros, e devo pensare a farmi una famiglia. Voglio una casa, un marito, dei figli. Del resto è il desiderio di tutte le donne, cosa credi? Sei stata con lui? Hai fatto l'amor con lui? Confessalo. Ma no, Eros, mai, te lo giuro. Anzi, lui pensa che io sia vergine. E non ho avuto il coraggio di dirgli di me. È tanto un buon uomo, sai. Me ne fotto se è buono. A me che importa? E io? Che cosa faccio io, eh? Te amo, Luciana. Come un loco. Sei entrata nel sangue. Sì, anch'io ti amo, Eros. Sei stato il primo uomo della mia vita. Sei un Lilliput come me. Ma bisogna essere ragionevoli. No. Forse è il destino che vuole così. Che tu sia il marito della donna cannone e io la moglie di un ragioniere. Puttana, se sei stata letto, te conosco, confessalo, hija de puta. Lasciami. No, Luciana, non te ne andare. Lo dico per esasperazione. Aspetta, fammi riprovare. Te giuro che l'ammasso e stavolta l'ammasso. E lasciami. O te sposerà. Gli vado a dire che sei incinta. Ma che è incinta? L'ho detto perché ti hai smosciato. Miriam, me deve buttare fuori il ragioniere, subito, perché? Domattina. Lo deve licenziare, entiendes? È lui che ha messo su la truppa per gli aumenti di paga, sacramento. Entiendes? Capito? Rispondi. Mira, ciccia. Mettelo nella cavessa, o fuera lui, o fuera io! Sei meschino. Ma cosa ti credi d'aver fatto facendo licenziare il ragioniere? Tanto parto con lui. Preparati a disfare le valigie.
si ammazza la donna cannone. Addio, Eros. Che imbussa i piccoli da noi. Dove lo vuoi giocare? Il cammino pure ci vuoi giocare? Ci vuoi giocare col pesciolino? Gioca col pesciolino, amore, gioca! Gioca! E gioca! Ti ho detto gioca! Gioca il capino, gioca il capino! Giù, giù! Giù, giù! Giù, giù, giù col capino! Giù ti ho detto! Sono la chioccia. Zia Mary, Rossella. Come va, mammina? E tu come stai? Tutto bene. Ho fatto il bagno a Carlo stamattina, certi capricci. Sono tutti uguali. Tuo padre, ogni volta che lo portavo dal barbiere, faceva il muso. Ma io tenevo duro. Bisogna per il loro bene. Altrimenti guai. Piuttosto mi viene in mente che mi sono dimenticata di tagliare le unghie. Delle mani? No, dei piedi. Beh, poco male. Aspetta un momento, Pulcina, c'è zia Mary che ti vuole salutare. Mary, Rossella. Ciao, assassina. Che tipo strano, tua figlia. Buon sangue non mente, tutta sua madre. Thank you.
Buongiorno, signora. Desidera? Buongiorno, signorina. Vorrei vedere dei pigiamini. Certo. Bellino questo. E da ragazzo? No, è da uomo, per l'estate. Ecco, signora. Signorina, le posso fare una domanda, permette? Prego, dica pure. L'è sposata? No. Fidanzata? Sì. Io invece sono sposata. Mio marito è ingegnere. Bravo, sa? Uno dei migliori. Un po' trasparente, no? Non sta mica bene. È di Battista, signora. Già. Senta, ma lei il suo fidanzato come lo vede? Come un uomo o come un bambino? Oh, mi dica la verità, sa, da donna a donna. Oh, quello è un uomo, anche troppo, signora. Bene, mi dia questo la taglia 48. Lei parla così perché ancora non è sposata, ma vedrà che quando sarà sposata cambierà idea da così a così. Guarda il pesciolino, amore, guarda il pesciolino, guardalo. Cosa fai? Gli do un rinfrescante. Lo vedi com'è tutto infiammato, poverino? Lo devo sempre cambiare, questo sporcaccione si fa ancora la pipì addosso. Ah, beh, questo Carlo purtroppo non lo fa più. No, ma per il resto credimi proprio tutto come Chicco, sai, posso fargli tutto, tutto veramente, credimi, sai. Ma perché ridi? Scusa, ma mi è venuto in mente Carlo, un uomo così serio, posato, con i baffi. Perché non lo conosci? Quando ha dei pensieri ritorna come un bambino e ha bisogno di essere vezzeggiato, coccolato. Magari ce l'avesse tutti i giorni una bella grana in fabbrica. Mio marito invece diventa così quando si ammala. Sai, bastano due lineette di febbre e si comporta come se avesse 5 anni. Veramente? Sì, veramente. Ma 5 anni? Vedi, per esempio, loro sono 10 anni che sono sposati, non hanno figli, eppure vanno d'accordo. Perché? Voi non andate d'accordo? Ma non è che non andiamo d'accordo, ma il fatto di non aver figli è diventato una mania. Uno non ha figli e l'altro all'ero, insomma. I bambini siamo noi. Ecco appunto. Pezzino! Eccola lì. Vedi, vedi mio. Vedeste che bel bambino, sembra una noce di cocco, sai, una di quelle noccine piccole piccole con tanto peletto sopra come te. No, finiscila, non se l'ho già pochi capelli. Lo sapete, anch'io il mio Carlo gli faccio fare il bagnetto. Vero Carlo che ti faccio fare il bagnetto? Su, fammi contenta e dillo. Avanti, dillo, dillo ai signori, dillo. Di cosa ti fa fare la mammina? Lo voglio sentire, su. Il bagnetto. E dopo il bagnetto che cosa ti fa fare la mammina? No, no, finisci la vostra, ti prego. Che cosa ti fa fare la mammina dopo il bagnetto? Non fare il timidino. Ma io un po' di discrezione, Rossella. Avanti, di che cosa ti fa fare la mammina dopo Rossella, il bagnetto. Rossella, basta, ti prego, basta che mi arrabbio. Ti fa fare la popò sul vasetto, ecco. Punto, basta, Rossella, stai zitta, finisci, so che diavolo. Ma anche le parolacce, cosa le ha fatto di male? È sempre così, è tutto il giorno. Il Remo giochiamo sempre, lui mai si è permesso una maleducazione. Sarei anche maleducato ora? Certo, educato no, se il mio Remo mi urtasse e così. E quando ti urto? Non t'ho urtato mai. Ci mancherebbe altro, allora si stai fresco. Ma scusate un momento, se il matrimonio deve essere tutto un rotamento così, e me mette te, e poi l'untone, e beh no, e allora io resto scapolo in eterno. Tu sei scapolo? E resta come sei, dai retta a me. Ma ancora piange. Ma se ti voglio bene come un bambino, che colpa ne ho io? Vuol dire che va bene così? Tutti gli uomini sono bambini, cos'altro sono? No, questo è il punto. Gli uomini sono uomini, non sono bambini. Guarda Mario, è un uomo quello? E allora cosa sono? Ma Lucia Bella, non si può stare tutto il giorno a fare gna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 g. Gli uomini non sono fatti per questo. E per cosa sono fatti allora? Te lo dico io, per fare bambini. E siccome tu bambino non hai fatti, non sei un uomo, sei un bambino. Ha ragione Lucia, gli uomini sono belli fin tanto che sono bambini. Sì. Poi quando diventano grandi devono servire a una sola cosa. Ma cosa? Mio marito diventa così quando si ammala. Bastano 2 linee di febbre e si comporta come se avesse 5 anni. Thank you.
Pronto? Sì, casa Minardi. Chi è la fabbrica? No, tesoro, il dottore. Sì, dottore, l'avevo cercata io. La febbre è sempre un po' altina, 38,5. Temperatura interna, naturalmente. La tosse è un pochino meglio, sì, grazie. Ah, ecco, la popò, bella. Sì, sì, formata, sì. E gli antibiotici continuano ancora? Va bene, grazie, sì. Che ha detto il dottore? Quando mi posso alzare? Ehi, come corri? Devi stare a nanna a curare la bua. Ma che bua, per un poco di influenza. Io devo andare in fabbrica. Ma sta tranquillo, ho già telefonato io in fabbrica. Anzi, li ho avvertiti che forse dovrei restare in quarantena. Quarantena? Su, postina, girati. Ma queste cose si fanno da solo, appartengono all'intimità. Va bene, fa da solo. E tu voltati. Mi giro. Fatto? No, girati. Allora, fatto? Fatto. Bravo il mio omicino. Cosa è successo? 52 morti, capostazione latitante. Oh, che tragedia. Spaventosa. Vieni un po' qua. Carlo, ti pare bello giocare sulla mamma? Vieni qua. Ma cosa fai? Cosa vuoi che faccia? Faccio. Ma sei impazzito? Torna subito a giocare. No, io non voglio giocare, voglio fare. No, no, e poi ti fa male, sei debole. No, anche il medico ha detto che posso fare. Come fai sciocchino a volere queste cose? Tata, mi porti a nanna con te. Che cocciuto. Tu, mamma, dove vai quest'anno? A Montecatini, naturalmente, non ci rinuncia. È un paradiso, con quelle pompe ti lavano dentro, su, giù, ti disinfettano, esci che voli! E poi non ci sono bambini. Come non ci sono bambini? Certo, anche quelli locali li mandano via. Ah, io non ci potrei vivere. Figurati che da quando Carlo è guarito e passa le giornate in fabbrica è una tale noia. Per me è troppo dolce. Non si sente più il latte. Te l'aveva detto la tua chioccia. 38,2 roba da niente, a 39 si comincia a ragionare e poi non puoi tenerla a letto per sempre. No, ma 4 giorni sono troppo pochi. Ma mamma, ti pare giusto che una si sposi per restare sola? Buongiorno, ciao Det. Ciao Max, bello lì, sta sempre bene. Dopo ti telefona. Buongiorno ingegnere. Buongiorno signorina. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno signorina, senta per cortesia, telefoni a mia moglie. Va dica bene. Che questa sera non torno a casa perché ho moltissime cose da fare e mi scusa se tanto. E per gli appuntamenti? A domani, grazie. Va bene. Che fa guadagnare i soldini. Ma il mio Carletto di soldini non ne ha mica tanto bisogno. Allora perché fa l'ingegnere invece di fare il mio bambino? Lui i soldini li ha già per conto suo.
Se no, mica l'avrei sposato. Ma cosa dici? Lui dice che è un uomo, che non è un bambino. Ma va là, dico io. E un uomo che cos'è? Un bambino. Successo. Niente, amore, hai dormito. I denti. Ma sì, ce l'hai tutti. Ma stai tranquillo, è tutto a posto. Tutto a posto, sì. Successo. Vuoi fare la pipì? No. Eh? Vuoi fare la pipì, di amore? Vuoi farla? Attento a non farla sul tappeto, sai? Adesso andiamo a casa, eh? Arrivi. Ma sono qua. Sono qua, non devi aver paura. Ma cosa sai? Stai sono dicendo? Ma che parli da sola? Ma che stai facendo? Che? Mi annoio. Ah, hai proprio ragione. Guarda, domani vieni a prendere in ufficio e passiamo tutto il pomeriggio insieme. Io ti porto a mangiare dove vuoi tu, o al mare, o in campagna, dove vuoi. Stai bene? Che? Sì, sto bene, perché? Ma cos'è? Prenderti. Ah, brava la mia ciccina. Com'è andata? Bene, come deve essere andata? Bene. Bravo. Senti, dammi la cartellina, sì, su. Scusami, dammi ho ancora da fare per 5 minuti. Aspettami qui, eh. Vengo subito, aspetta. Signor direttore,
signora Minardi. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, sa. Mi dica. Passavo di qua e sono venuta a chiedere notizie. Notizie? Ma senti Carlo, come va? Come va? Beh, se va bene, se lei è contento. Sì, certamente, suo marito è un ottimo elemento, un dirigente di prim'ordine, di primissimo ordine. Ma perché, scusi, mi fa questa domanda? Sono proprio contenta, perché sa, lui è un tipo così chiuso e a casa non racconta mai niente. Io gli chiedo, gli domando, ma non ti dà una soddisfazione neanche se l'ammazzi, una rabbia. Ah sì, ma che strano, eppure sembrerebbe invece così espansivo, aperto, un vero ragazzone. Beh, fuori, con gli altri, ma con me niente. Sarà per reazione, sa, devo ammettere che io sono un tantino possessiva. Cosa vuole, signore Minardi? Mi scusi, sa, signor direttore, se l'ho disturbato. Non so, lo vedo così preoccupato in questi giorni, svogliato, senza appetito. Ma certo, alle volte, sa, sul lavoro, sa com'è. Eh sì, e poi lui se la prende così tanto, è capace di rovinarsi la salute a forza di rodersi dentro. Perché, sa, sembra così grande, così grosso, ma è delicatino, è linfatico. Mi crede, vero? Certo, signora. Guardi, per quanto riguarda questo lavoro, stia più che tranquilla. Anzi, le dirò, avevo bisogno di un uomo di fiducia, roba di miliardi, Dovevo mandare qualcuno a Berlino per l'acquisto dei nuovi macchinari. E sa chi ho scelto? Chi? Proprio lui. Me lo manda a Berlino? Sì. Da solo? Naturalmente. Oh! Thank you.
Venga. Ecco, l'appoggi lì. Grazie. Buongiorno. Sa, devo prendere un libro. Arrivo, volo Alitalia AZ393, ore 22:15. Mi sono innamorato di te. Non avevo niente da fare. Rossella? Rossella? Sì? Nina? Mm. Nina? Ma dove hai messo il vocabolario tedesco? C'è, io l'ho cercato, c'è quello di francese, quello di inglese, ma quello di tedesco no. Ma come non l'hai trovato? L'avevo messo qui. Ma perché spostare la roba dove la metto io? Carlo! L'ho messo qui, Ma devi proprio andare a Berlino. Certo che devo andare. Vabbè, vuol dire che lo ricomprerò. Ah, eccolo lassù. Ah. Chissà chi ce l'ha messo. I fantasmi. Come triste che parli. Lunedì. Sarà triste il lunedì senza te. Martedì, sarà triste martedì senza te. Mercoledì ci potremo salutare soltanto per telefono, così pure il giovedì ed il venerdì. Ma il sabato se... Ti piace qui? Sì. Allora per la merenda torna dopo. Va bene, torna dopo, ora vai, vai. Vai. Vai dalle tue amiche, lo sai che non mi diverto se mi stai sempre alle costole, vai. Sì. Rossella! Ah! Carlo, io vado, Vai, vai. Ma che stan dica? E fatti gli affari tuoi, no? Ma dai un cono da 50. Ciao. Ciao, come stai? Rossella, ma non c'è proprio speranza che Carlo ritorni normale. Perché? Cosa c'è di anormale? Io ho visto tante persone completamente guarite. Oh, quale escluso? Del resto Carletto è felicissima anche così. Non si sente affatto meno male. E fra noi tutto è come prima. Ah, sì? Tutto, tutto? Tutto? Beh, quello no. Piano, piano sono riuscita a levarglielo dalla testa. Capisci, poteva fargli male. Ora non ci pensa proprio più. Ma guardatelo, non sembra un ragazzino. Che mi dai per un angelino? Ti do 3 manfredini. No, 3 manfredini. E più 3 mazzole? Ah, andiamo bene, 3 manfredini e 3 mazzole. Sì, è che sono scemo, scusa io. Le so queste cose, cosa vuoi dirmi? Vabbè. Ah, non ti ho raccontato la paura che ho preso ieri sera. Con chi? Con Chico. Sai, vado per fargli fare la pipì e così allora, sai com'è, do un'occhiatina. Beh, erano scomparsi, non c'erano più. Ma che cosa? Ma i suoi cosini, no? Ma come scomparsi? Scomparsi, figurati che colpo, non sapevo più che cosa fare, una paura. E dove erano andati? Ma non lo sai che i bambini hanno ritrattili? Come? Ritrattili! Oh, eccomi qua, finalmente qualcuno li ha chiamato. Vieni qua, detto, vieni qua subito. Che fate, fate volare il palloncino, Vieni, scemo, cretino. No, è qua pronto d'imbarco, fatto volare il palloncino, scusa. Ma non sei vergogna, Rossella, guardi, lo faccio io, Rossella. Come glielo faccio vedere io cosa le faccio fare a lei, ha capito? Non bugiarda, basta fare il palloncino rosso, ma strappato. È cominciato lui, Ecco fatto, questa è la colazione calda. Ma io risematti tutti, Popolo! Onesti dei palloncini!
Aiuto! Se stai buona, la mammina te ne compra un altro, eh? Adesso stai qui e guardi i burattini. Bravo! La mammina sta. Aiuto! Un momento! Qui ma scuola, mi stai sempre subito! Ma scuola, ha trovato Ciao amore. Ciao Vittorino. Ciao Laura. Oh! Il palloncino, signor? Lo prenda, no, costa una poco. È tardi. E poi ce l'ha, ma se li fa sempre rompere. Guardi questo quanto è bello. Tenga. No. Che bella palla che hai, è tua? Sì, è mia, ti piace? Certo, è proprio bella. Certo che una madre fa tanti sacrifici per il suo bambino. Lo copre, lo veglia la notte, gli compra i biscotti, lo riempie di giocattoli, di palloncini, che so io. Per poi accorgersi a poco che i bambini crescono e se ne vanno. E stanno bene soltanto quando sono fra di loro. A chi lo dice? Pure io c'ho un figlio. E chi lo vede mai? E si perdono di vista. E scompaiono. Come ti chiami? Carlo. E tu? Patrizia. Ho 4 anni, e tu? Ah. 4? No, 40! Sei proprio bellina, sai. Pure tu. Perché non vieni a giocare con me? Non posso, non vedi che sono tutto rotto. Senti, però possiamo fare un'altra cosa. Tu la lanci a me e io con una sola mano te la rilancio, vuoi? No. Su, andiamo, Patrizia, tirami la palla. No. Io poi te la ritiro, giuro. Ti ho detto di no. Vieni qua, Patrizia, Patrizia. No. Vieni! Vieni, vieni, no, Carlo! Non vieni a giocare con me, vieni qui. Patrizia! Vieni! Guarda che bella! No, vieni! Ah! Che. Ah! Ah! Il freno! Il freno! Aiuto! 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 Sai, mamma, ho deciso di mettere il mio Carlo al cimitero degli inglesi. Francamente sono convinta che si troverà meglio. Hai proprio ragione, Rossella. C'è una grandissima differenza. La campagna romana è bella, ma il prato inglese è un'altra cosa. E poi è pieno di gente importante, di artisti, di uccellini. Oh, gli uccellini sono anche in tutti gli altri cimiteri. Sì, ma quelli che ho visto al cimitero degli inglesi, sai, sembrano addomesticati. Non hanno paura dell'uomo. È come stare all'estero. E poi c'è Shelley. Chi è? Un poeta inglese che è morto annegato, proprio come il tuo Carlo. Cosa ha scritto? Tante cose. Per esempio delle bellissime poesie sulle mummie. Che peccato morire in una giornata così. Non c'è una nuvola. Se non piove, addio raccolto. Era il mio bambino, era diventato il mio bambino. Ti facevo tutto, il bagnetto, le pappe, tutto. Lo so, Rossella, lo so, ma guarda che bel sole che c'è. Una donna, vedi, è fortunata anche nel dolore, può averne altri bambini. Ah, questo è vero.
E poi vedi, Rossella, una vedova non è mai vedova, mentre un vedovo è più che vedovo. Infatti ci sono pochissimi vedovi e tantissime vedove. Anche questo è vero. Ecco dunque, logicamente, ora tu hai perso il tuo Carlo, ma chissà quanti altri bambini puoi avere. Per me è un segno della provvidenza. Scusatemi, ma voglio accompagnare Carlo da sola. Ho la sensazione bellissima che ora Carlo sia tutto per me. Ciao. Povera Rossella, triste rimanere sola così giovane. Anch'io ho perso un fidanzato. Un fidanzato suo? Ma certo, un bel giovane, vero? Colpa tua se non è qui insieme con noi, povero amore. Come? Colpa mia? Boh, certo, tua! Non facevi altro che dirgli voglio un eroe e gli ripetevi sempre io voglio un eroe, prima di me il Piave, prima di me il Piave. Non volevo mica un bambino, io volevo un uomo. I bambini sinceramente non li ho mai potuti soffrire. Sempre in ritardi. Sì. Le sta meglio il bianco. E lui è distintissimo. Sì. Bravo. Spalle larghe, sede asciutto, molto bene. Prego, fermi. Disculpe. Quinto? Ma il secondo? Ah, via quel confetto, ti fa male il pancino. Vieni. Questa è Lucia. Complimenti. E questa è Laura. Ingegnere anche lei? Beh, non proprio ingegnere, però mi ingegno, vero? Faro? Buon cielo. Faro? Dinosauro. Ma non è straordinario. Prego. Ma che cara. Su da bravo, fai l'inchino alla signora come ti ha insegnata a fare mammina. È una bambina. Prego, fermi. Fermi. Fermi, prego.